Napoli ritrova la Serie A2 di basket e la Lega 2 ritrova Napoli. Dopo la stagione dello scorso anno nella quale si sfiorò la promozione, il nuovo Napoli Basket, nato dalla fusione con Sant'Antimo, affronta il nuovo campionato di Lega 2 con una squadra rinnovata e con la voglia di far rinascere in città l'entusiasmo per il basket. Ma sicuramente l'idea è quella di riportare di nuovo la Pallacanestro che Conta, una città importante dove c'è stata anche tanta storia sia nel passato che nel passato molto recente. Di conseguenza questo obiettivo di tutti è di riportare questa società ai livelli importanti, di riportare anche tanta gente al campo e far rivivere l'evento basket come è stato vissuto in una realtà storica importante. Questa squadra è stata fatta con un obiettivo principale che è quello di raggiungere una salvezza tranquilla come obiettivo fondamentale. Poi tutto quello che verrà in più sarà guadagnato, sarà merito dei ragazzi e di quello che saremo in grado di fare anche fuori dal campo come società. Intanto, nella suggestiva cornice di Castel dell'Ovo, si è svolta la presentazione ufficiale del campionato Lega 2 Eurobet 2012-2013. Si è aperto dunque il sipario sulla nuova stagione del secondo campionato italiano di basket, che si caratterizza sempre di più come il campionato degli italiani, dove i giocatori di casa nostra possono avere spazio e crescere a livello competitivo. Sono stati presentati inoltre alcuni nuovi progetti per la nuova stagione, in particolare Lega 2 Lega di Cuore, realizzato in collaborazione con la Fondazione Italiana Cuore e Circolazione Onlus per quanto riguarda la sicurezza sui campi, sia a livello professionistico che a livello giovanile. Nella scorsa stagione il campionato di Lega 2 ha fatto registrare risultati sorprendenti, da un lato per l'aumento delle presenze dei palazzetti e dall'altro per il trend positivo degli ascolti televisivi. Un coinvolgimento che noi vogliamo quanto più ampio possibile. L'anno scorso, a testimonianza dell'importanza che questo sport ha per l'amministrazione, che comunque è il secondo sport dopo il calcio più sentito in città, il sindaco è stato quasi tutte le domeniche, ha seguito quella squadra e quando non c'era lui c'ero io. Chiediamo l'aiuto dello sport agonistico. In certe realtà è fondamentale perché contrasta appunto e toglie mano d'opera alla camorra.